Cara Sara, voglio ricordare i nostri bellissimi momenti insieme. Mi viene ancora in mente quando eravamo piccole, alle scuole elementari, e andavamo in gita al parco dei dinosauri. Quanti spaventi, quante risate. Queste parole Francesca le ha scritte per Sara Scazzi, con un affetto che non è mai venuto meno. Mostra alcune foto scattate insieme, immagini di un'epoca in cui non esistevano i social, ma che catturano chiaramente l'allegria e la spensieratezza di quando avevano solo 15 anni. Ad Avetrana le conoscevano tutti, le tre ragazze che ogni pomeriggio si ritrovavano in piazza per divertirsi, senza mai curarsi dei giudizi degli altri. Ci chiamavano le tre dell'Ave Maria, racconta Francesca. Erano tre quindicenni, Francesca, Maria e Sara, che sognavano un mondo diverso, una vita lontano da quel piccolo paese che cominciava a stargli stretto. Erano un po' ribelli, ma senza esagerare. A 15 anni, come si può essere davvero ribelli? Anche nei momenti più difficili della loro vita, riuscivano sempre a sorridere e a scacciare i pensieri negativi. Sara, in particolare, era sempre la prima a spronare le amiche, a regalare sorrisi. Le tre ragazze erano inseparabili, un'anima unica, Francesca, Maria e Sara. Come tutte le adolescenti, confidavano nei loro diari i segreti dell'età, disegnando cuori rossi e scrivendo pensieri pieni di affetto e amore. Poi tutto è cambiato. Quel dannato pomeriggio d'agosto, quando Sara è scomparsa. Da allora quel trio non c'è più nella piazzetta di Avetrana. Vive però nei cuori di Francesca e Maria, che ormai non abitano più in paese. È assurdo quello che hanno scritto e detto su di lei, racconta Francesca. Sara aveva noi come amiche del cuore e solo noi sappiamo cosa significava l'amore che ci univa. Francesca si è fatta tatuare sulla spalla un cuore con la S di Sara, un ricordo indelebile. Maria, che da anni vive nel Lazio con la sua famiglia e il marito, il figlio Alessandro e la piccola Ginevra, dice: «Non è stato facile leggere e sentire che Sara non avesse amiche. Noi eravamo un trio, ci conoscevano tutti ad Avetrana. Ci divertivamo come possono divertirsi tre ragazze di 15 anni in un piccolo paese di provincia. Ma eravamo unite e condividevamo tutto. I sogni di quelle ragazze erano alimentati dai racconti che, nei mesi estivi, ascoltavano da chi tornava a Avetrana per le vacanze. Avevamo tanti sogni da realizzare. Con Sara volevamo andare a Milano e vivere là, perché suo fratello Claudio era già al nord con il padre e ci diceva che lì si stava meglio. Oggi Francesca scrive a Sara: «Ricordo quando venivi a casa, giocavi e scherzavi con mio fratello e mio zio. E tu che dicevi a mio cugino, che aveva 5 anni, che era il tuo fidanzatino, lui ti ricorda ancora. Prima ti chiamava la ragazza bionda e bella. Ne abbiamo passate tante e sono state tutte bellissime. E questa spensieratezza mi manca, la nostra spensieratezza di 3 quindicenni. Mi manchi tu, che sei stata un pezzo importante della mia vita, anzi, della nostra vita». Nel 2016, il papà di Francesca, Donato, intervistato da un programma TV, aveva raccontato di aver avuto la sensazione che Sara temesse Sabrina. Raccontò un episodio. Una volta, uscite da scuola, avevano perso il pullman e Sabrina voleva accompagnarle. Ma Sara disse a mia figlia: «Vieni con me, fammi compagnia». Donato aveva anche rivelato di essersi sentito in dovere di indagare sul comportamento di Cosima e Sabrina dopo l'omicidio, perché credeva che volessero sapere se Sara avesse confidato qualcosa a Francesca, forse riguardo a Ivano. Infatti, pochi giorni dopo la scomparsa di Sara, Cosima e Sabrina erano andate a casa di Francesca per chiedere se Sara le avesse parlato di qualcosa. La ragazza, impaurita, chiamò il padre e quando questi arrivò, le due donne cambiarono discorso e andarono via. Francesca, il 4 aprile scorso, nel giorno del compleanno di Sara, ha dedicato un pensiero emozionante alla sua amica sulla sua pagina Facebook. «Oggi, 4 aprile, il mio piccolo cuoricino avrebbe compiuto 29 anni, ma rimarrà per sempre con la bellezza di una quindicenne. Perché sì, lei era bella, un piccolo angelo dai capelli biondi. Era una ragazza ribelle ma dolce.
Aveva quel modo unico di essere che mi fece capire che doveva essere la mia migliore amica per sempre, l'unica benedizione che questo mondo mi aveva dato. Ed è per questo che ho inciso la tua iniziale sulla mia pelle, perché sarai sempre la mia best friend. Lo sarai per me e lo sarai anche per Maria. Ti vogliamo un mondo di bene e sappi che ci manchi. Sono passati 14 anni, ma mi manchi ogni giorno di più. Veglia sui tuoi cari, festeggia con gli angeli